Oh Mirko, abbiamo trovato uno che sa un casino di cose sui pinguini. Oh, ma chi è questo? Oh, potrebbe essere una spia. È troppo importante per la nostra operazione. Sai come fare lo spazio? Dobbiamo trovare un modo. Pronto? Ok. Non so come fare, cacchio. Ciao. Eccolo, ma. Toglio. Lo sai perché sei qui? Sei qui per girare un nuovo vlog. Concentrati. Quando ti risveglierai, girerai un nuovo vlog. Addormentati. Addormentati. Dormi. Dormi. Ciao carciofi! La domanda di oggi è: come avete passato le vacanze? Se dovessimo... Che ore sono? Lune 29. Se dovessimo riassumere la mia estate, potremmo dividerla in quattro fasi: Bari, Torino, Roma e Bulgaria. Cominciamo dalle vacanze a Bari. Più o meno verso giugno sono andato a Bari, dove sono stato al saggio di Andrea, più vari concerti in piazza, più il saggio musicale della Music Box, dove ho cantato anch'io. Per motivi di lunghezza del video, se volete vedere queste cose dovrete andare sulla mia pagina di Facebook, qui. L'indirizzo si trova qui sotto. Non ho più braccia per fare altre cose. Passiamo alla fase number 2, ovvero il periodo passato a Torino, dove sono stato ospitato dai Blue Dugonghi. Di fatto Danny the Vlog 3 l'abbiamo girato insieme lì a Torino, ma nonostante lo spasso di aver girato un video insieme abbiamo avuto diversi problemi, fra cui un temporale folle esploso proprio il giorno in cui dovevamo girare il video. È un regista che ci lanciava le sue scarpe puzzolenti e che ci spostava sempre la videocamera. Camera bella. Mi piace vedere Mirko che fa le flessioni senza alcun motivo logico. Guarda, mi è sfondato tutto il tuo cazzo di cuore. Zitta. Tutorial su come rompere le dita di piedi di una persona, si fa così. Troverete alla fine di questo video e vi conviene vederlo perché è divertentissimo. Abbiamo anche girato un video stupendo, divertentissimo, magnifico, super stramiraboloso. Premi il pulsante per vederlo. Dopodiché sono tornato a Roma, dove sono andato per la prima volta allo zoo di Villa Borghese. La cosa che mi ha colpito di più era lo sguardo di certi animali, perché non so come spiegarlo, però erano veramente tristi. Ma tristi, ma così tristi che ho deciso di girare un video per farvi capire quanto triste potesse essere questa cosa. Sono andato ai provini di X Factor. C'era un casino di gente e dopo ore di attesa passate a girare la scena dei provini, fingendo anche di essere in altre città, siamo finalmente arrivati alle selezioni. Ovviamente non ci hanno presi, ma è stata comunque una bellissima esperienza. Eravamo tutti contentissimi per questa cosa. O forse no. Qui c'è Walter. Yeah, Walter, saluta tutti. Ciao. Poi lì c'è Meg. L'ho chiamata io Meg, ma non si chiama Meg. E così sono io con il mio bellissimo numeretto sexy di X Factor sul capezzolo sinistro. E questa è la mia foto. Questa è la sua foto. Ho fatto a Bari un'ora e mezza a girare per fare la foto, sì. Non è servita a niente. Infatti non interessa a nessuno quello che stai dicendo. Perfetto. Va bene, quindi noi non sappiamo i risultati di nulla, di quello che è stato fatto. I provini sono andati... Una merda! Ma noi sappiamo quanto valiamo, quindi giriamo pagina. Abbiamo tentato anche con Star Academy, ma nonostante la nostra bellissima foto, neanche qui ci hanno presi. Però noi siamo contenti lo stesso, perché senza di noi Star Academy è stata un fiasco. Infatti hanno chiuso in anticipo. Infine, sono andato in vacanza in Bulgaria, ma racconto tutto in un altro video che sto già preparando. È quasi pronto, manca pochissimo, quindi calma, respirate. E adesso... Oh, oh. Vero? No,
ma bensì 2222 Type, che è un canale strafico che parla di motori, videogiochi, musica, un po' di tutto, e che ha trovato i 6 messaggi subliminali indegni The Vlog 2. Prima di lasciarvi ho diversi annunci da fare. Sto realizzando nuovi video, che vedrete molto presto sul mio canale. Poi c'è un video pubblicità. Se volete partecipare, alla fine del video viene spiegato tutto. L'ultima parte del video è dedicata a Fuffi, la mia prima macchina fotografica. Fuffi, mi manchi. Lacrimuccia. Sai perché? Justin Bieber ci ama, capisci?